RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia. Buongiorno, sono Edoardo Maruca. Simona Gambero, buongiorno. E come ogni mattina parliamo delle principali notizie, naturalmente, della nostra collettività. Oggi c'è un'importante manifestazione mondiale, naturalmente abbiamo anche la nostra rappresentazione provinciale, però farei un passo indietro per parlare del 17 di maggio del 1990. Il 17 di maggio del 1990 l'omosessualità viene rimossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'elenco delle malattie mentali. Io voglio dire che qualche anno precedente, sì, sarà stato l'86, un grandissimo artista della musica pop pubblicò un album, erano i Bronski Beat, ricordi? Mm-hmm. Pubblicò un album con Jimmy Somerville, lui si chiamava, con l'elenco di tutti i paesi che ritenevano l'omosessualità una malattia, e c'era vicino al paese, c'era anche la pena che gli omosessuali, quindi era una malattia, ma era anche un reato. E quindi c'era anche la pena da scontare, una cosa. Il mondo, meno male, è cambiato piano piano. E dal 1990, il 17 di maggio, è la giornata mondiale contro l'omofobia. Ne parliamo questa mattina con la nostra amica, sì, che con è Lavinia Durantini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, è una giornata sicuramente molto importante, tra le altre cose noi ci crediamo poco alle giornate internazionali perché riteniamo che le celebrazioni di queste cose siano da manifestare tutti i giorni, però oggi è una giornata importante anche per l'Arcigay di Cosenza. Assolutamente sì, concordo con voi, alcune cose vanno celebrate tutti i giorni, purtroppo tuttora servono delle giornate per ricordare tutte alcune cose, come serve ancora la giornata contro la violenza sulle donne, serve ancora purtroppo una giornata contro l'omotransfobia. Esatto, è quella di Cosenza, sappiamo insomma di tantissime iniziative in tutto il mondo, in diverse insomma zone del mondo, però anche Cosenza si è attrezzata in qualche modo, no? Ha promosso un'iniziativa oggi. Sì, esatto, quest'anno Cosenza per la prima volta fa quello che a Silvia, il nostro segretario, piace definire un mini village, quindi dalle 11 alle 19 la Villa Nuova di Cosenza si colora di rainbow, quindi un evento che si chiama, sì, Cosenza Rainbow, e per tutta la giornata alcune associazioni insieme a noi saranno all'interno della Villa Vecchia con delle bancarelle, con appunto i tavolini informativi delle associazioni, delle bancarelle di alcuni artigiani, sì, e delle attività informative sul coming out e sull'omosessualità. Senti Lavinia, la domanda che vogliamo farti ovviamente è questa, noi ovviamente siamo in una città del sud, della Calabria, e per quanto in altri paesi d'Europa, penso alla Spagna ma non solo, ci sia ovviamente una sorta di sempre maggiore apertura verso queste tematiche, invece in che, tra virgolette, situazione siamo ancora, o qualora insomma invece abbiamo migliorato qualche passaggio, come dire, in Calabria? Come si vive in Calabria, ecco, in questo senso? Allora, in Calabria, come tutta Italia, i fenomeni di discriminazione esistono ancora. Ne esistono tanti e ne esistono tanti sommersi. Dell'omosessualità si sta parlando adesso e se ne sta parlando sempre di più. E questo serve anche agli omosessuali per venire in qualche modo più fuori e sentirsi più sicuri per poter anche in qualche modo tirar fuori ciò che subiscono, le discriminazioni che subiscono, e chiedere aiuto e dichiarare ciò che succede, certo, perché altrimenti diventano degli episodi sommersi. In Italia, in tutta Italia, non solo in Calabria, ancora succedono episodi di discriminazione verbale e fisica, e non solo in Italia. E di oggi un report di Arcigay che parla di 104 episodi documentati e dichiarati anche sui giornali di discriminazione in tutto il mondo, che sono quelli però appunto dichiarati sui giornali, poi c'è tutta una fascia di discriminazione sommersa che non possiamo quantificare. Certo. Senti Lavinia, ovviamente insomma noi ti ringraziamo per il tuo intervento, purtroppo come tu ben sai abbiamo dei tempi ristretti, però ovviamente torneremo a parlare con te. L'ultima forse cosa che ti volevo chiedere era un po' anche un tuo commento relativamente alla nuova legge relativa alle unioni civili. Beh, assolutamente Arcigay, come ho già dichiarato anche pubblicamente,
felice del fatto che l'Italia cominci con le gambe traballanti ma a fare dei primi passi avanti. È stata per anni il fanalino di coda di un'Europa che ha riconosciuto il matrimonio egualitario, che va avanti e che riconosce dei diritti basilari alle persone omosessuali, per cui comincia traballante a fare dei passi avanti e siamo contenti di questo. Ci sono tante cose ancora da fare, il cammino è lungo perché l'uguaglianza è tutt'altra cosa, però sicuramente l'Arcigay è felice di quello che l'Italia comincia a fare. Grazie ancora Lavinia Durantini, presidente di Arcigay Cosenza, una buona giornata. Ciao Lavinia. Grazie a voi e buon lavoro. Buon ciao, grazie. Buona giornata.